Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo video su The Sims. Nell'ultimo episodio non siamo andati avanti con la storia perché vi ho mostrato come scarico il materiale personalizzato, ma oggi continuiamo a giocare. Avevamo lasciato Jessica in palestra e abbiamo scoperto che oggi è il compleanno di Mark, quindi pensavo di organizzare la festa di compleanno. E poi ho creato la sorella di Jessica, che adesso vive in questa casa, è sposata e ha un bambino. Vi faccio vedere velocemente come ho creato questi tre personaggi, come si chiamano, e vivono sempre in città, però non nel quartiere di Jessica, quindi non in questo quartiere alla moda, ma in questo quartiere delle Spezie, e vivono in questo palazzo. Lui è Derek Black, ovvero il marito di Giorgia De Angelis, che è la sorella di Jessica. Vi faccio vedere velocemente come l'ho vestita. Allora, look quotidiano in questo modo, look formale questo, sportivo, da notte, da festa e da piscina, da mare. Giorgia è la regina della cucina, infatti vorrebbe diventare una chef, è anche una buon gustaia ed ha tantissima creatività. Per quanto riguarda Derek, invece, è un mago dei computer e infatti è velocissimo a imparare cose nuove, è amante dell'arte, è un ragazzo molto molto sicuro e anche estroverso. Per quanto riguarda i suoi look, come potete notare, ho deciso di vestirlo da giovanotto, da giovincello, con dei look veramente molto molto sportivi. Questo è il suo look quotidiano, con una semplice felpa, le scarpe da ginnastica, insomma veramente molto molto casual. Questo invece è il suo look formale, look sportivo, da notte, in semplice accappatoio, da festa, molto, come potete vedere, con questo maglione larghissimo e lunghissimo, e poi l'ultimo look da bagno, da spiaggia, da mare. Per quanto riguarda invece il piccolino, eccolo qua, lui si chiama Marco Black e questi sono i suoi look. Per quanto riguarda i look di Marco, in realtà non sono ancora andata a sistemarlo per bene perché ci tenevo di più a farlo con i bimbi di Jessica. Comunque, look da festa, anzi forse non l'ho neanche sistemato lui, no, infatti, look da notte, look formale e e look quotidiano. È veramente molto carino, molto dolce anche il piccolo Marco. E per quanto riguarda Marco, è un bambino super super scatenato. La sorella di Jessica ha deciso di la sorella di Jessica ha deciso di venire a vivere in città con la sua famiglia, hanno traslocato dalla città dove abitavano e quindi adesso sono praticamente vicinissime all'appartamento di Jessica, hanno giusto questo ponte da superare per raggiungere poi Jessica, l'appartamento di Jessica, che vivono qua loro, sì, esatto. Ok, perché Jessica non ha più capelli? Fatemi capire un attimo. Ho avuto anche un piccolo problema, nel senso, in questi ultimi giorni non mi partiva il gioco e sinceramente non so perché, perché l'ultima volta che ho messo il materiale personalizzato ho messo tutto piano piano, un po' alla volta, per cercare di capire se il materiale personalizzato mi danneggiava il gioco oppure non me lo faceva partire, come in questo caso. Però sono da 3-4 giorni che non mi partiva più, ho fatto veramente molta molta fatica a farlo partire e adesso sto notando che lei non ha più capelli, quindi è successo qualcosa. Fatemi un attimo sistemare i capelli di Jessica. Allora, gestisci l'unità familiare e poi finalmente iniziamo a giocare. Esatto, oggetti rimossi, perché visto che non mi partiva il gioco sono andata a cercare ho eliminato un po' di materiale personalizzato un po' così a caso, sinceramente, infatti ho eliminato anche i capelli di Jessica, ci devo lavorare su. No vabbè, non è neanche più vestita, come mai, cosa sto fatto? Allora, cerchiamo un attimo di capire. No, devo rifare tutto, non ci voglio credere. Questa è una cosa che odio, veramente odio. Allora, lei è mora. Sì dai, per quanto riguarda il costume da bagno, questa acconciatura mi piace. Ok, sono sparite tutte le acconciature. Allora, com'è che aveva i capelli da festa, non mi ricordo più. Vediamo questa coda alta com'è. Sta bene, mi piace. I capelli un po' più chiari, ok. Look da... ok, sono spariti a questo punto, credo, i capelli che aveva nel gioco, che erano, vediamo se ci sono ancora.
erano forse questi? Questi qui? No, non erano questi. Ma qual era che stavo utilizzando per lei in questi giorni? Questa forse? No, questa usavo. Ok, funziona ancora, quindi evidentemente ho rimesso i file all'interno della cartella, però avendoli tolti, si sono tolti anche da Jessica, però sono tornati, eccoli qua, si sono questi, sono sicura. Ok, quindi look da notte, poi abbiamo vestiti sportivi, no, devo rifare tutto. Passiamo a Mark a questo punto, perché non vorrei che fosse successo qualcosa anche a lui, che tra l'altro è ingrassato parecchio. Facciamolo dimagrire un po'. Ok, allora vediamo Mark look. Ok, non ha più le scarpe. Vedo che sta andando un po' per le lunghe, quindi vado a sistemare tutte le cose che mancano, che sono sparite, e poi continuiamo con il gioco. Finalmente sono riuscita a sistemare tutte le cose che erano andate fuori posto. Adesso vi faccio vedere velocemente l'appartamento di Giorgia, della sorella di Jessica, come l'ho sistemato. Anche per quanto riguarda l'appartamento, un po' come per il look di questi tre personaggi nuovi, e l'ho sistemato ma molto velocemente, non gli ho dedicato tanto tempo come invece ho fatto con Jessica. E con questa famiglia magari ci giocherò un pochettino, però la casa non credo di cambiarla più di così, perché ci metto veramente troppo tempo altrimenti, e voglio concentrarmi comunque principalmente sulla famiglia di Jessica, Mark, Tommy e il futuro piccolo, la futura piccola che sta per arrivare. Allora, questo è l'appartamento. Qua è questo è l'ingresso, si entra e c'è subito la cucina. Ho scelto questa cucina verde acqua, la cucina con queste finestre che si affacciano sul quartiere, e anche questo quartiere è molto bello, è più residenziale, come potete vedere è una cittadina, è più un paesino rispetto alla città, al quartiere di Jessica, che è proprio dove ci sono tanti tanti edifici con delle belle viste, tantissime luci, specialmente di sera che si illumina tutta la città. Loro invece sono un po' più fuori, però comunque anche il loro appartamento è veramente molto molto bello, e abitano proprio di fronte a questo parco. Ecco qua, torniamo a noi. Questa è la cucina, che mi piace molto. Subito dopo la cucina c'è questo salotto, messo il divano, il televisore e un tappeto semplicemente. C'è anche il camino. E poi qua ci sono queste due porte che vanno qua nella camera del piccolo di Marco, e qua invece nella camera dei genitori. Anche le camere ve le faccio vedere velocemente, perché non sono niente di che. Questa è la camera del bambino, in realtà è un po' da sistemare perché ci sono poche cose, soltanto il letto, il guardaroba, giusto una seggiolina, qualche gioco e stop. E questa invece è la camera dei genitori, al momento ho messo soltanto il computer, il letto e un armadio, non c'è un quadro, non c'è una decorazione, non c'è una pianta, non c'è niente di niente, però va bene. Quindi vi faccio vedere più da vicino nel gioco. Lui è Derek, il marito di Giorgia, e lui è il piccolo Marco, piccolo, vediamo. No, che bello, vaga, vediamo cosa fa. Ok, facciamolo camminare. E poi c'è Giorgia che è al computer. Intanto che loro vivono la loro vita, direi di tornare da Jessica e da Mark. Eccoci finalmente tornati nell'appartamento di Jessica. Allora, Jessica è qua che sta mangiando qualcosa, o perlomeno sta iniziando a mangiare qualcosa. Poi abbiamo il piccolo Tommy che è ancora nella culla, ma in questo episodio lo facciamo crescere di età. E invece Mark dove si trova? Ok, sta rientrando da lavoro. Io direi, visto che è il compleanno di Mark oggi, prepariamo una torta. Facciamo preparare a Jessica una torta. Quindi, allora, Jessica, cucina, torta al cioccolato, direi. Ok, andiamo a vedere a che punto sono le fragole che le ho messe nel vaso. Allora, chiama per un servizio di giardinaggio, no? Ok, ci vuole un po' di tempo. Eccola qua che sta cucinando. Per quanto riguarda la gravidanza, come potete vedere sta già crescendo il pancione. Ecco qua, la torta è pronta. Perfetto. Allora, cos'hai? Hai fame? Mangia qua. Allora, mangia farina d'avena. E Mark, aggiungi le candeline. Vediamo. O può aggiungerle anche lei. Vediamo. Aggiungi le candeline, ok, allora aggiungile tu, Jessica. Dopo mangi. Che stai cucinando di buono sul pianerottolo? Facciamo una cosa. Visto che
è abbastanza tardi. Festeggiamo il compleanno di Mark soltanto tra di noi. Oddio, che look strano. Ah, look da lavoro, ok. Allora, vediamo, festeggia. Direi di sì, dai, facciamoli festeggiare tra di loro, vista anche la nuova gravidanza. Festeggia. Gli sta cantando la canzoncina del compleanno. Dai, festeggia. No, no, è andato a dormire, sta dormendo, è stanco. Ma vieni giù a festeggiare, dai. Allora, facciamo una cosa, intanto che Jessica sta mangiando le, cos'era, la farina d'avena, facciamo passare di età al piccolo Tommy, dai. Allora, altre scelte, fai passare di età. Vediamo, sono curiosissima di vedere Tommy più grandicello. Ecco qua. Oh, bebè, ti attendono giorni in cui ti divertirai con i giocattoli, esplorerai il mondo e imparerai a comunicare con le parole anziché con le lacrime. È il momento ideale per iniziare a sviluppare abilità per il futuro. Tommaso è passato di età, scegli un tratto. Allora, abbiamo scatenato, esuberanti, pieni di vitalità, questi bebè adorano esplorare e diventare energici, acquisiscono l'abilità di movimento un po' più velocemente e si rattristano se non escono da un po'. Poi abbiamo appiccicoso, questi bebè timidi evitano i semi strani e l'unità familiare e si rattristano se vengono trascurati, sviluppano ulteriormente le proprie abilità quando ricevono lezioni e si riprendono più velocemente se confortati quando sono di cattivo umore. Poi abbiamo curioso, veri e propri esploratori, questi bebè sviluppano l'abilità di pensiero un po' più velocemente, accattivante, questi bebè adorano socializzare, angelico, non si ribellano mai, ne fanno i capricci, possono parlare con facilità con gli estranei, viziato no, frivolo, bizzarri, originali, questi bebè adorano raccontare barzellette e diventare giocosi, indipendente, questi bebè adorano la propria libertà e non amano prendere ordini dagli assistenti nella custodia, sviluppano ulteriormente le proprie abilità quando vengono lasciati soli e hanno bisogno di meno attenzione rispetto ad altri bebè. Allora, io direi scatenato, come un po' come Marco, mi piace scatenato, sì, scatenato. Eccolo qua. Allora, in realtà voglio cambiargli il look perché non mi convince molto, non mi piace molto, specialmente i capelli. Quindi facciamo una cosa. Vediamo. Fai un pisolino per terra, balbetta fra te e te, cambia abito. Vediamo, cambia abito. No, però me lo fa cambiare da qui. Volevo andare direttamente alla gestione dell'unità familiare per cambiare il look di Tommy, però non si può mentre un sim sta passando di età. Vediamo, sgridano, racconta una storia, fa un bagno con la schiuma, dà il cibo dall'inventario, controlla il bebè, prendi in braccio. No, sta facendo la pipì, gli scappa la pipì. Vediamo, prova a prenderlo in braccio. Bene, bravo. Bravo. Cosa possiamo fare ancora? Vediamo. Se puoi ballare con lui. Ascolta musica, insegna a ballare a Tommaso. Vediamo. Dove vai? Dove vai? Vieni qua. Sta ballando da solo praticamente. Acquisita l'abilità di pensiero. L'abilità di pensiero aiuta i bebè a fare meno i capricci e essere più autonomi. Ok, interessante. Oppure fai un pisolino per terra, togliti i vestiti. Vediamo, togliti i vestiti, cosa combina? Si è scaricata la batteria della videocamera mentre Tommy si stava togliendo i vestiti e praticamente nudo che gira per casa. Vieni qua, dove vai? Vieni qua. Dove sta andando? Aspettate, l'ho perso. Siediti qui. Dove sta andando quel piccolo pazzo uscito dall'appartamento? No, aspettate, dov'è Tommy? Dove è andato?
Impossibile che è scappato da solo. Alt. Mi è sparito il piccolo. No, vabbè, non ci credo. No! Guardate dove è andato, ma è un pazzo criminale. Aiuto, mi sto perdendo, eccolo qua. È un pazzo criminale. Fermo. No, dove stai andando? Chi ti ha insegnato? Fermi. Perché è uscito di casa così? E i genitori manco se lo filano? No, non va assolutamente bene. Torna a casa, immediatamente. Vai qui. Vediamo. Non ci credo. Dov'è? Ok, è tornato. È un pazzoide. È veramente un pazzoide. Allora, Jessica, direi, dai una bella sgridata. Leggi un libro, no. Fai una ramanzina sul comportamento scorretto. Assolutamente sì. Veloce anche. Tu piange, sicuro. Ci scommetto, ok. Eh sì, è sbagliato. Ok. Bene, metti a letto. Leggi per far addormentare, dai la bevanda. Vediamo se ha fame, cos'ha. Possiamo adesso vedere, sì, ok. Togliti i vestiti ancora, fai un pisolino per terra, balbetta, usa il pannolino. Vediamo cosa succede. Aiuto. Ah, ok, adesso sta giocando con lui, gli sta facendo vedere le carte. Ok, facciamoli giocare un po'. Invece Mark, poverino, non abbiamo più festeggiato il suo compleanno. Qua cosa hanno preparato? Hamburger. Prendiamo la torta, portiamola qua. Aiuto. Ah, ok, qua non posso portarla, niente. Bravo, piano piano. Dai. Poverino, deve imparare a camminare ancora, però è bravino. Festeggia e facciamo anche, aiuta a soffiare sulle candeline. Prendi in braccio. Ah, ok. Vediamo. Sta cantando la canzoncina di compleanno. Hamburger e torta al cioccolato nello stesso momento, non male. Non male. Ecco qua che arrivano. Mark esprime un desiderio, vediamo. Questa continua a suonare e a festeggiare. Yeah, tanti auguri Mark. Mark è passato di età. L'età adulta ti aspettano la realizzazione dei sogni, la pianificazione del pensionamento e la crisi di mezz'età. È il momento ideale per iniziare a definire gli obiettivi vitalizi. Ok. Quindi, fatemi capire, ma che gli è successo? Dio, pensavo fosse un vecchio. Ma invece è soltanto un adulto. È invecchiato tantissimo rispetto a Jessica. Ok, io sono rimasta un attimo sconvolta perché mi sembra diventato vecchissimo. Invece no, vecchiaia e saggezza. Fai che un sim passi di età. Quindi adesso lui è un adulto ed adulto poi passerà a anziano. Ebbene sì, anziano. Ok, aggiungi le candeline, prendi un pezzo, chiama a tavola. Prendi la porzione per Tommaso. E anche tu, Jessica, prendi un pezzo. Aspettate, è successo qualcosa. Lui è furente, prova a calmarlo. Ha sonno, quindi poi lo mettiamo a letto. Allora, fai i capricci, no? Jessica, vieni qua e leggi un libro, insegni a parlare, fai un bagno, prendi in braccio. Altre scelte.
cura del bebè, amichevole, impara con calma, ecco qua. Parla del giorno, fai un bagno con la schiuma. Sì, fai un bagno con la schiuma. Allora, Jessica sta sistemando tutto il cibo, bene bene, e Tommy è salito a fare il bagnetto. Wow! Mi stai insegnando a fare la pipì nel vasino? Vediamo, sì! Acquisite l'abilità di vasino. Con l'insegnamento dell'uso del vasino, i pannolini sporchi diventano un lontano ricordo. L'abilità di vasino insegna ai bebè a usare il vasino, migliorala facendo sì che un adulto addestri il bebè. Qua la situazione si sta facendo un pochino terrificante perché sono tutti stanchi, morti. No, ma cosa sta succedendo? Tommy sta dormendo per terra, è stanchissimo. Dai, tu vai in bagno, ok? Che avevi bisogno di andare in bagno. E poi metti a letto. Lo metti a letto, per favore. Metti a letto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Forse ci siamo. Ok. Oh, che pigiamino che ha. Vediamo. Sta dormendo. Ok, finalmente. Tommy è a posto. Sta dormendo. Perfetto. Jessica invece sta dormendo anche lei. Mark al computer a quest'ora. Ma vai a dormire. Veloce anche. Vai. Perfetto. Ok, dai, direi che forse può anche bastare. Il bagno è un disastro, quindi domani mattina appena si sveglia Jessica le faccio sistemare tutto il bagno perché è veramente sporchissimo. Ok, chi ha pulito il bagno, scusate? Da solo si è pulito? Bene, ok, va bene, lasciamo perdere. Detto questo, io direi che questo episodio può anche terminare qua perché credo sia durato abbastanza. Come sempre vi ricordo di rispondere ai sondaggi che trovate alla fine di ogni video. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su se ne volete vederne altri. Se ancora non siete iscritte, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!